artefatto, come spesso, inizia in treno su una malandata e graffitata ALE582 con cui sto tornando al mio borgo dopo un blitz ferrovipatico. Transitando da Palazzolo, ecco da pochi giorni la tabella rossa sui deviatoi che immettono sulla Palazzolo Paratico. La linea è ufficialmente chiusa a tempo indeterminato. Devono rifare l'armamento, il quando nessuno lo sa. La gialla Draisina bifronte apre la parata degli inoperosi gioiellini della linea. La Draisina sarà la protagonista del videino. Il mio viaggio finisce alla prossima. Scendo e non commento. Più che le ferrovie dello Stato, questo è lo stato delle ferrovie. Mi vergogno degli alti dirigenti che abbiamo. Ma dimentichiamo per un momento brutture e squallore. Il giorno dopo, dunque, la CH4 mi lascia in stazione di Palazzolo per seguire l'avventura che la Draisina va ad intraprendere. Questa atmosfera alla buona da appassionati di certo cambierà con i lavori programmati alle infrastrutture, sottopassi, marciapiedi. Con la linea per Paratico chiusa è il momento di un bel intervento, diciamo ciclico, sulla Draisina, messa a sacco come mostrato in altri videini anche, ma va, da atti vandalici. La stazione di Palazzolo aveva, resta il binario, un raccordo con la dirimpettaia importante Vezzoli Legnami, che sfruttava la contiguità con la linea ferroviaria per grossi approvvigionamenti diretti e a basso impatto ambientale. Ora raccordo dismesso, e non per volontà della falegnameria. Resta il binario, dicevo. La disponibilità dei proprietari, lo spiego ora in attesa del carro attrezzi su gomma che preleverà la Draisina, e nel mentre in stazione qualcosa pur si muove, concede amichevolmente l'uso dello spezzone di binario dove poter eseguire le manovre senza interferire con niente e nessuno.
Osservandomi, bolso e vecchiardo, sto ruminando che, sì, avevo solo una quarantina d'anni in quel maggio 1991, quando, con la vaporiera Tender 940022, due ferropipatici e io di più, organizzammo il primo treno che riaprì a fini turistici i 10 km fino al lago. L'ACE, apparato centrale elettrico a leve individuali del tipo standard FS, nato nel lontano 1936, un gioiellino del tempo. Sassib, Bologna, e dalla stessa ditta, poi dopo molto modificato negli anni 50 e da allora diffusosi in tutta la rete. Il carro attrezzi è arrivato, Paolo ha acceso il 216 Badoni, Christian ha aperto il fermo meccanico sul binario, si può procedere con cautela. Come si dice, donne, draisine, motori, gioie e dolori. E io pago, aggiunge Christian che ora conduce il Badone. Volontariamente, da puro appassionato, si è preso l'onore e l'onere, non male neanche dal punto di vista finanziario, di riportare la draisina ai suoi splendori. Una nota su questo automotore Badoni, anno 1964, tipo 6. Ne approfitto mentre sfila sottosopra. Motore diesel Fiat a 6 cilindri, tipo 203 da 10.676 centimetri cubici. Potenza di 140 cavalli a 1.800 giri. Cambio idrostatico Hydro Titan. Trasmissione finale a catenia sui due assi. Velocità massima a libretto 21,3 km all'ora. La Badoni di Lecco ne produsse 51 di questo ottimo tipo. Dietro il Badoni, ecco sottosopra il Cubotto 209, sempre Badoni, tipo 4, anno 1956, motore Fiat 364A a 6 cilindri, 6.650 centimetri cubici, 90 cavalli a 2.000 giri. Chiude la fila la splendida Sogliola 208, Badoni tipo 4N, anno 1938. Motore seminuovo della Leoncino OM, 4.960 cm cubici, 90 cavalli a 3.000 giri, cambio meccanico, Fiat a 4 marce, trasmissione finale a catene, velocità massima 40 all'ora. La Badoni ne ha prodotti 93. Nota nella nota, la Sogliola giaceva abbandonata nelle grandi trafilerie ignute di Chiari, dove Christian lavora. Trattative, tanto impegno e Christian l'ha portata, tornata attiva, sui binari della Palazzolo Paratico. Vedi la cronistoria nei miei videini dedicati al recupero dal 2009 al 2011. Ok, ora mi godo la folle corsa. Thank you.
Tutti ai loro posti! Il carro attrezzi si è posizionato a cavallo delle rotaie. Tocca a Daisy, come io chiamo la draisina. A guida automatica. No. Manovra spinta, la batteria è staccata. Pochi minuti e l'operazione carico è conclusa. Attendo campagna campagna il mini trasporto eccezionale. In incognito mi getto l'inseguimento. A destinazione una box messo a disposizione da Christian, box con annessa vera officina amatoriale, si intende. Se nel box ci sarà un rotabile in scala 1 a 1, se in salotto troneggia un banco di manovra intero e funzionante di una trappulella ALN 668, la mansarda di Christian ospita cimeli ferroviari, una libreria a tema, divise e oggettistica e due plastici ferroviari. Il mio Ferrovia Valseriana, che autocostruì totalmente dal 1975 a un paio d'annetti fa. E poi c'è il Sexaginta, pure autocostruito e con materiale Märklin anni 60. Diciamo un museo privato questa residenza? Prima mossa, collegare la batteria.
che non so neanche se è carica perché è tutto il tempo che è lì ferma. Allora, vediamo un po' se si accendono le lì. Sembra tutto intatto. Sembra proprio che non peschi. No, è troppo poca. Troppo poca, non pesca. Miseria, vorrei che mi abbiano rotto qualcosa. Oltre naturalmente vetri e portiere, nell'ultimo recente atto vandalico. La cara vecchia tanica, tanto utile ai miei tempi, e un salto al distributore più vicino. Allora, vediamo se ci vorrà un po', vediamo che la batteria regga tra l'altro. Ce la fammi. Finalmente, un paio di tentativi dopo. Dopo un cilindro solo, c'è una candela andata. Dai, mettile il volante che facciamo un giro nel quartiere. Thank you.
il primo passo è fatto, ora tanto lavoro. Poi Daisy tornerà, sentite, già la chiamano nella grande famiglia dei rotabili storici.